Buonasera a tutti, e anche stasera cercheremo di parlare di cose serie, e cioè di recuperare un discorso politico coerente e intelligente giocando. Parliamo di gioco perché in questa maniera cerchiamo di rasserenarci e cerchiamo appunto di diventare seri. Ancora buonasera a tutti, io saluto i miei ospiti graditissimi. Comincio dall'onorevole Camilla Sgambato, grazie di essere qua. Dopo 3 settimane cominciavo a disperare di Le averti. promesse Ma erano sono anche momenti false. frenetici e non soltanto per il Partito Democratico, quindi comprendiamo. Siamo con l'onorevole Broccoli, che ringrazio veramente con grande affetto di essere qui con noi. L'onorevole Paolo Broccoli non ha ovviamente bisogno di alcuna presentazione, tutti quanti sappiamo chi è e tutti quanti ci aspettiamo qualcosa di particolarmente significativo in un momento così magmatico. Siamo con Franco De Michele, assessore al personale al Comune di Caserta. Buonasera. Sei assessore al personale basso, mi sono dimenticata qualcosa. No, hai dimenticato qualcosa, ma Dillo tu perché poi. ai servizi pubblici locali alla collettività, ai rapporti col Consiglio Comunale, alla cura randagismo, agli animali d'affezione. Il fatto che tu sia assessore anche al randagismo, guarda, mi sa che Non è casuale. randaggi in giro come in questi tempi, Non è insomma, un non se caso. ne sono mai visti tanti così. Siamo con l'onorevole Giampiero Zinzi, consigliere regionale di Forza Italia e membro della Commissione Terra dei Fuochi, vero? Che è Vero? una cosa, insomma, non proprio da poco. E poi dopo, se siete d'accordo, ci facciamo un passeggino su questa terra dei fuochi, che è sempre molto interessante, soprattutto come nomenclatura, questa nomenclatura che continua a metterci in ginocchio anche contro la nostra volontà. Allora, Camilla Sgambato, io comincerei subito da oggi perché ho letto di una audizione proprio poco prima che l'onorevole fosse qui con noi che riguardava Castel Volturno e penso che sia una cosa abbastanza interessante, visto che il flusso migratorio non accenna a diminuire, visto che il problema c'è e a quanto pare continuiamo a cercare di risolvercelo da soli. Beh, il problema non lo risolviamo da soli, anche perché è all'attenzione fortissima del ministro Minniti, Ma da soli intendo per l'Italia, intendevo ah, ecco, ah, Italia, no, no, intendevo anche, no, no, Italia. no, diciamo la nuova governance sulle migrazioni va sia negli accordi che sta cercando di fare, qualcuno lo sta portando già a casa in maniera proficua con gli stati, ovviamente sia con la Libia, con la Siria, insomma tutti gli stati con cui dovremmo avere. Il problema c'è in Europa, perché è un problema europeo quello delle migrazioni, e la governance cerca soprattutto di coniugare da un lato la sicurezza, perché l'esigenza della sicurezza per i cittadini è un'esigenza percepita e quindi il bisogno di sicurezza, ovviamente anche senza voler stringere un nesso tra migrazione e terrorismo, purtroppo se non si provvede all'integrazione il migrante può diventare un terrorista, insomma, il problema è opposto. E sia dal punto di vista appunto dell'accoglienza, che insomma accoglienza e integrazione che sono principi che non sono nel DNA del governo, ma insomma di un paese civile. Io presentai un'interpellanza urgente già al vecchio ministro degli interni, ad Alfano, perché il comune di Castel Volturno presenta la peculiarità di avere 15.000 immigrati irregolari e quindi non riconosciuti e non consentono a Castel Volturno di essere classificato come comune che ha più di 40.000 abitanti. E questo per un comune con risorse scarsissime diventa un problema veramente serio. Adesso in Commissione Migranti ho chiesto alla Commissione, ma anche al Ministro Minniti, di aprire un tavolo a Castel Volturno, non solo per il problema dei migranti, ma anche il problema degli abbattimenti con la Regione Campania e con la Procura della Repubblica, vedere come Il problema degli abbattimenti? attenzionare. E perché c'è un problema degli abbattimenti sia a Castel Volturno che a Casal di Principe, insomma un po' in tutte le nostre realtà, vedere se abbatterli oppure acquisirli al patrimonio comunale, insomma vedere un pochino qual è la linea sia della Procura che della Regione? Il vostro pensiero qual è su questo argomento specifico? L'argomento specifico è lì dove si possono recuperare e si recuperano, dove invece va dato un segnale serio di legalità vanno abbattuti, assolutamente. Questa comunque è una cosa talmente vecchia che abbiamo fatto di tutto Sì. per continuare a farla diventare ancora più vecchia e che adesso con una ipotetica soluzione rischia di mandare a carte 48 molto altro, eh?
cioè non è una cosa proprio facile da affrontare, forse avremmo dovuto pensarci un poco prima. Assolutamente. Onorevole Broccoli, noi cominciamo proprio dal problema dell'immigrazione, che sì, sicuramente è un problema politico, ma è un problema che a quanto pare noi continuiamo a prendere, a sfogliare, a rivoltare, però sembra sempre il punto di partenza. È così o no? Ma il problema secondo me va visto anche da un altro punto di vista, a parte diciamo così le figure fisiche, le persone, che sono persone che arrivano in Italia, è l'altro, è il concetto dell'altro che non passa. Per me e per la mia cultura l'altro è costitutivo del mio essere, senza l'altro io non esisto, è in questa dialettica tra me e l'altro che poi si costituisce la persona. Questo problema della paura è un problema reale, per cui non credo che in un posto o in un altro la questione venga affrontata nel modo adeguato, perché è un problema dell'Europa, è un problema degli Stati Uniti. Trump su questo si è giocato tutta la sua credibilità, ma voglio dire, non è un problema che può essere riferito a un'esperienza anche come quella che citava l'onorevole Sgambato e poi al nostro territorio. Se noi non riusciamo a determinare una modificazione della costituzione reale del rapporto con l'altro, perché poi questo comporta un'altra vicenda che non viene mai affrontata. Si viene in Europa, anche se adesso è malmessa l'Europa, è comunque una delle aree, se non l'area più ricca dell'universo, il PIL prodotto in Europa è ancora, diciamo così, questo territorio la fa la prima potenza economica al mondo, e però non riesce ad affrontare questi fatti nuovi, questi eventi che pure essa ha provocato, non solo però voglio dire, perché quello che succede nel Medio Oriente non è un fatto dovuto soltanto alla fame, che pure è una cosa a cui bisogna dare delle risposte concrete, ma è un fatto geopolitico. Allora questo sistema produce questi guasti, non è in grado di affrontarli, i problemi diventano sempre più gravi e comunque noi ci siamo dentro, cioè voglio dire, non è che noi stando a distanza oppure non assumendo il problema come un problema politico, costitutivo del sé, non solo sul piano individuale ma sul piano, diciamo così, della comunità più complessiva, politica, amministrativa o quello che significa, noi non ne veniamo fuori, non siamo in grado di produrre una parola, diciamo così, che dia non una soluzione, perché la soluzione non ci sarà mai, ma un avvio a definire in modo adeguato i problemi dei flussi migratori. Tenendo conto di un fatto, nei prossimi 20 anni il 75% della popolazione mondiale sarà nelle grandi città, il che significa che il flusso continua, e non è un problema soltanto che già di per sé sarebbe grave, dei territori coinvolti in conflitti bellici, ma è tutta la civiltà dei consumi che va in questa direzione, e questo è un processo che ovviamente il capitalismo nel suo complesso come sistema non solo è interessato a sviluppare, ma senza il quale non può essere più quello che è. Vero. Franco De Michele, il rapporto tra noi e l'altro è proprio quello che costituisce il problema di fondo e il problema di base alla mancata soluzione. Quindi se ho ben compreso il senso di quanto ha appena esposto l'onorevole Broccoli, noi non risolveremo mai questo problema, non inizieremo mai a risolvere questo problema finché non ci porremo veramente nelle condizioni di comprendere che io posso vivere in quanto tengo conto dell'altro. È così o non è così? Assolutamente sì, basterebbe fare una riflessione, diciamo, in un tempo un po' più lungo, significativamente più lungo, ma dal punto di vista della storia moderna, un tempo un po' più lungo di quello che ha visto il fenomeno migratorio, diciamo, interessare in maniera massiva, in particolare alcune aree, per esempio della nostra provincia, ci riferivamo prima alla zona costiera, Castel Volturno in particolare, eccetera. Negli Stati Uniti si è passati ad avere, dalle lotte per i diritti civili, un presidente di colore. Sicuramente in tutte quelle zone che riguardano la nostra provincia non c'è un diplomato, un laureato di colore.
È una domanda che secondo me come dire, ci dobbiamo porre, quindi evidentemente non abbiamo avuto la capacità di mettere in gioco quelle politiche che non sono semplicemente legate ai fatti amministrativi o di gestione del territorio, ma in maniera più complessiva, politiche di inclusione che in altre parti del mondo, con tutte le difficoltà che hanno, perché non è che il fenomeno razziale negli Stati Uniti sia stato risolto, ma per esempio negli Stati Uniti abbiamo una classe di persone di colore che ha raggiunto risultati al punto da arrivare ad essere classe dirigente del paese. Da noi, per carità, lì c'è tutta un'altra storia, anche dal punto di vista proprio della tempistica, ma comunque da noi in 30 anni non abbiamo nessun fenomeno di integrazione reale, perché l'integrazione reale si realizza nel momento in cui le persone che arrivano sul nostro territorio, sono arrivate, qui ormai siamo a seconda e terza generazione, sono arrivate sul nostro territorio e diventano parte integrante del nostro tessuto sociale. Quindi il ragionamento che faceva l'onorevole... Fino a un certo punto, Sì, fino a un certo punto, ma ci dobbiamo chiedere fino a che punto sia responsabilità della nostra società e fino a che punto sia un'incapacità poi di integrarsi sicuramente. Però mi sembra fin troppo banale, non molto intelligente, dire che se poi le strutture che sono messe complessivamente a disposizione di un processo così complesso sono quelle che negli ultimi 40 anni hanno interessato il litorale Domizio, credo che sia complicato trovare una formula perché questo poteva accadere. Evidentemente lì c'è una storia molto più grossa e molto più complessa che ha portato a tutti i disastri che conosciamo. Credo che un paese serio dovrebbe guardare a quel territorio del paese stesso come una parte speciale certo. Che avrebbe bisogno di interventi speciali e di un'attenzione del tutto diversa. Per chiudere il giro su questo fenomeno, Giampiero, io non è per fare polemica, però quando si parla di integrazione o si parla di qualcosa che ci siamo preoccupati di comprenderne il significato, o forse faremo molto più bella figura a non parlarne proprio. Io per integrazione intendo anche e soprattutto il problema di cui faceva accenno l'onorevole Broccoli, e poi intendo anche la cultura quotidiana dell'informazione. Io ho creato un TG Immigrati 3 anni fa, l'ho portato avanti per 3 anni, l'ho portato dappertutto, ho capito che eravamo gli unici a farlo, ma hanno detto tutti com'è bello, ma hanno detto tutti che cosa meravigliosa, ma hanno detto tutti che cosa stupenda. Non c'è stato uno che ha detto, guarda, do una lira perché si possa formalizzare il tutto e magari queste persone che vengono a leggere il telegiornale possono avere un ritorno, un piccolo ritorno economico. Questo è stato un TG per immigrati, devo dirlo, di qualità, non è stata una cosa arrangiata, è stata una cosa fatta benissimo, è stata una cosa che a Roma si è arenata, guarda caso, perché è andata a finire in coincidenza con Mafia Capitale, quindi erano tutti così sospettosi al governo, erano tutti così prudenti a Palazzo Chigi che il nostro TG degli immigrati non ha avuto una lira. Giampiero. Sono dette tutte cose interessanti. Io sul tema dell'accoglienza per formazione non posso che aderire. Dico però che l'accoglienza va di pari passo con le regole e la presenza regolare di immigrati implica anche un'opportunità per chi si trova su questo territorio di poter esaudire i propri sogni, di poter trovare lavoro. In un'epoca in cui lavoro non ce n'è per chi nasce sul territorio italiano, chiaramente le regole devono essere, se non più stringenti, quantomeno si devono far rispettare. Questo è il problema che viviamo nel nostro territorio. Per cui il tema dell'accoglienza per me coincide con il rispetto della legge e con la volontà di accogliere tutti gli immigrati onesti che pure decidono di venire nel nostro territorio. Poi però tra questi immigrati, come tra gli italiani, capita di trovare persone che vengono qui per violare la legge e quindi per rendere meno serena la vita degli italiani, anche per sopravvivenza in alcuni casi, e allora io lì dico che le maglie della legge devono essere più strette
e soprattutto che il tema dell'accoglienza va rivisto in ragione delle opportunità che un paese può dare. Per cui, rispetto a quanto detto finora, io ritengo si debba essere più realisti del re, come si dice, e rivedere le politiche di accoglienza che ci sono state nel nostro paese, specie negli ultimi 3 anni. Il problema è sempre quello, e ritorniamo al discorso della paura. La paura... Posso dire una cosa? Come no? Certo. Secondo me la cosa va valutata anche da un altro aspetto, che io così propongo come riflessione. Perché quello che diceva il consigliere Zinzi oscura il tema fondamentale. L'altro non è soltanto l'immigrato, l'altro è un problema di relazione. Prendiamo l'Islam, che è l'altro per, come dire, in assoluto, è l'assoluto. È pensabile avere con l'Islam il rapporto che abbiamo adesso? È pensabile la melassa, dice, il colloquio interreligioso? Ma che vuol dire il colloquio interreligioso? Il problema è una contraddizione nei termini reali. Sono culture, sono due modi di vedere la vita. Quindi non è un problema soltanto di chi commette reati, quelli seguono il loro percorso. Per cui il problema dell'altro non è un problema di Castelvolturno, è un problema globale, cioè è la civiltà occidentale che si trova a dover fare i conti con un altro che fino ad oggi era stato là quieto, adesso diventa il nemico mortale. Ora, se noi siamo in grado di assumere questa relazione in termini dialettici, possiamo pensare di trovare delle forme di convivenza. E questo significa ammetterne la presenza, non significa soltanto averne il sentore, no, in carne e ossa, fisicamente, culturalmente, le moschee, i bisogni. E anche ammettere dove si è tentato di porre dei rimedi rispetto ad alcune forme, diciamo così, folcloristiche. Sono sbattuti di fronte al muro, non hanno tirato niente dal... Cioè, voglio dire, non è un problema soltanto di sicurezza sui beni materiali, qua è un problema di relazione costitutiva della pace, tra virgolette, globale. Per lo meno questo è quello che io penso che possa essere un tema. Come no? A proposito di moschee, comunque proprio mi pare stamani è stata messa una bomba carta davanti alla moschea di San Marcellino. Infatti io personalmente ho chiamato l'imam in questo momento è in questura, era in questura e non si sa, non si possa mettere una bomba carta davanti alla moschea dell'imam, se però questo riporta il tema della paura. La paura è il tema della paura, della ribellione. Ci minaccia, è certo che abbiamo paura, ci mancherebbe altro. No, dico, la paura, la ribellione... che va di pari passi con uno status sociale che lascia molto a desiderare. Noi siamo, questa famosa crisi di cui parliamo e a volte ce ne serviamo anche, e poi magari cozza contro un benessere di qualcuno per cui dice, ma insomma, ma la crisi dove sta? Tu vai al ristorante, facciamo Berlusconi che dice, è pieno il ristorante e la crisi non c'è. Voglio dire, noi ci stiamo abituando, forse per salvaguardarci meglio, per difenderci, ci stiamo abituando ai luoghi comuni, però di fatto è anche vero che molte volte la crisi sembra non esserci, ma la crisi c'è perché c'è addirittura in alcune sacche, c'è la miseria, c'è la povertà e finché qualcuno si butta dal quinto piano e poi scopre che un padre di famiglia che è l'unico a lavorare in casa e non riesce a mettere insieme il pranzo con la cena, la crisi c'è, forse... è sentita magari in ambienti che per pudore, per vergogna, per qualsiasi cosa non riescono a farla emergere, ma la miseria c'è e c'è la paura. Allora, quando noi diamo sempre addosso a Salvini, certo, alla fine a me farà pena Salvini, alla fine mi farà pena persino Trump, perché se non la smettiamo di dare addosso alla gente rischieremo di farne delle vittime. Diamo addosso a Salvini, ma la paura io penso che sia la cosa più naturale del mondo e quando una persona vive il disagio è quasi automatico che dica prima bisogna pensare a noi e poi agli altri, cioè la vogliamo proprio condannare questa gente, sarà poco filosofico, sarà anche poco intelligente, però
quando c'è la miseria, quando c'è il bisogno, quando c'è il disagio, la prima cosa che viene in mente è questa. Perché non pensate prima a noi? Noi la vogliamo proprio condannare questa gente? Condannare questa gente no, condannare chi alimenta queste paure sicuramente allora, sì. Vabbè, perché cioè, a volte la paura percepita è sicuramente maggiore della paura reale. Salvini è la persona della quale io, insomma l'ultima persona della quale vorrei parlare, ma leggere quello che ha detto oggi di fronte a quelle due rumene che no, lo stavano. Scusami, non l'ho letto, scusami, dimmelo tu perché non lo so. Te lo dico io perché è veramente una cosa disgustosa. No, scusami, non lo so. Due ragazze rom che rovistavano tra i rifiuti di un supermarket sono state chiuse in una specie di gabbia fuori lì. Ah, sì. Allora riprendevano la scena con il cellulare, queste donne piangevano, urlavano da matte e lui ha detto ma che stanno urlando, ma qua ci vuole la ruspa. Ah, no. Ma dopo come commento a queste ragazze che erano state chiuse dentro e sulle quali ridevano tutti quelli che facevano la ripresa. E allora quando si arriva a tale punto di, non dico di bestialità, peggio, a un punto di bassezza simile, onestamente io non comprendo come Salvini possa avere qualcuno che lo segua, perché se non sta bene lui con la testa. Ma queste sono delle sozzure di cui io non mi sogno proprio di parlarne, a parte che non lo sapevo, ma voglio dire, il mio computer non le registra neanche né fa argomento di discussione. No, io dico semplicemente che la paura la capisco, però. Qui rischiamo di fare demagogia, però. Esistono dei problemi reali che noi non possiamo dimenticare. E l'America di Trump è diversa dall'Italia di Castelvolturno. Così come la presenza dei Rom sul nostro territorio, dal momento che tu parlavi di Terra dei Fuochi, è al centro del fenomeno di Terra dei Fuochi. Allora, se noi giustifichiamo le presenze irregolari che delinquono, perché nella maggior parte dei casi parliamo di questo, e allora vuol dire che vogliamo tenerci un paese come il nostro, che purtroppo... ma chi ha detto questo? Ora passo io per xenofobo e non lo sono, no? Però dobbiamo, questo è un caso limite, però dobbiamo rappresentare la realtà, e questa è una realtà in cui gli italiani nelle proprie case non stanno sicuri, e ci sono dei casi che ognuno di noi ha vissuto direttamente, io l'ho vissuto direttamente. Allora dire che la presenza di rom irregolari su questo territorio è poverini, però sono stati chiusi, ma non è quello il tema, quello è l'esempio limite, ma è demagogia. Così come nessuno ha messo in discussione l'insieme, la coesistenza di culture religiose diverse, ci mancherebbe altro. Io sono nato nel 1983, sono cresciuto in un'Europa plurale ed è questa la mia formazione culturale, ma sono due cose diverse. Un conto è parlare di immigrati irregolari, un conto è parlare di coesistenza di diverse culture, ed è questa l'Europa che i nostri costituenti hanno immaginato e che bisogna contribuire a costruire, e che non è l'Europa di Salvini, ma non è neanche l'Europa in cui un paese come l'Italia viene invaso in alcuni territori da immigrati irregolari che delinquono. Allora, questo è il tema su cui secondo me la politica tutta deve concentrarsi, da sinistra a destra. E questo è il piano, questo è il piano di coniugare sicurezza e integrazione. Io comincerei a dare qualche messaggio un po' più organico, cioè cominciamo a dire che la stragrande maggioranza dei migranti, perché sennò ecco, questo è alimentare la paura, la stragrande maggioranza dei migranti statisticamente non è personale delinquenziale, diciamo così, sono persone a volte anche di grandi qualità, a volte ce lo scordiamo, probabilmente non permettiamo neanche a loro e a noi stessi di utilizzare semmai intelligenze, professionalità, capacità. Però il mio problema è un altro, cioè io credo che sfugge molto spesso alla comunicazione che è fatta di interesse minuto, cioè istantaneo, il processo più complessivo. Cioè, noi viviamo un mondo che cambiando ha consentito che il mondo che conoscevamo in termini economici in pochi anni sia sostanzialmente dissolto, perché se facciamo riferimento solo a 10 anni fa, l'economia è tutta un'altra cosa. Quello stesso fenomeno economico e politico ha fatto sì che il fenomeno immigratorio si elevasse a potenza,
E nello stesso tempo siamo anche intervenuti perché, per cambiare quegli aspetti geopolitici a cui si riferiva l'onorevole Broccoli, per cui poi insomma siamo andati per fare meglio e probabilmente abbiamo fatto infinitamente peggio. Allora probabilmente dobbiamo ricordarci un po' di tutto per stare nel meccanismo, altrimenti non sarebbe spiegabile perché poi il fenomeno migratorio è aumentato così vertiginosamente negli ultimi anni, perché la crisi produce poi, come il cane che si morde la coda, produce più disagio e quindi più paura, più attenzione, più, quindi è un ragionamento molto complesso. Mi permetto solo dire una cosa, assolutamente chi viene qui per delinquere o viene per fare microcriminalità piuttosto che per alimentare fenomeni come quello dei fuochi deve essere perseguito, punito e ci mancherebbe altro. Però starei un po' attento a dire e a parlare di fenomeni delinquenziali riferiti appunto a chi poi è interessato al fenomeno migratorio in prima persona e viene qui, riferito a zone dove noi di esempi delinquenziali ne abbiamo dati di tutti i tipi, e non mi riferisco semplicemente a fenomeni malavitosi, mi riferisco alla pura gestione del territorio. Parlare a Castel Volturno noi di certe cose mi fa un po' impressione, perché penso che se esiste Castel Volturno non esiste perché sono arrivati da fuori e si è creato quel mondo lì, ma perché noi italiani abbiamo costruito in 50 anni le condizioni perché quel mondo lì esistesse. Allora non è che questo significa che chi viene qui a fare delinquenza debba essere applaudito, no, deve essere possibilmente punito, e se non è possibile punirlo ma rimandarlo anche a casa. Però analizziamolo attentamente, perché sennò altrimenti facciamo anche cose belle, sembra interessanti, ma penso che fra altri 50 anni chi ci sarà ancora a continuare a parlare di Castel Volturno e le condizioni in cui sta. Il problema è se si ha a che fare con uno che delinque, si arresta. Ma io dicevo un'altra cosa. Non sempre, cioè, non sempre. Non lo so, ma non è un problema che possiamo risolvere. C'è sta una normativa che consente di fare certe cose. Se non si fanno, ci sono delle inadempienze, omissioni di atti d'ufficio. Ma è un problema, ma che si risolve sul piano della normativa esistente. Quello che io tentavo di dire è che io ho a che fare anche con l'islamico onesto, buono, eccellente, scrittore, rimane il problema del rapporto con gli altri, che è il tema su cui l'Europa non riesce a sviluppare una posizione univoca, né l'Occidente in quanto tale riesce a proporre, oltre che i muri. L'emigrante è sempre, tranne che in America, è sempre islamico, perché l'Africa è islamica, il Medio Oriente è islamica, l'Asia per tre quarti è islamica. Quindi il problema del rapporto con l'Islam, che è una religione universale, perché gli islamisti stanno pure in Italia, pure i cittadini italiani sono di religione islamica, con i quali noi dobbiamo fare i conti. E non può essere soltanto sul piano del, dice, mettiamoci d'accordo, siccome siamo sullo stesso territorio, adesso ci vogliamo bene. No, il problema rimane sempre. Si deve partire anche da un'educazione proprio nelle scuole, da bambini immediatamente, cioè far percepire l'altro come ricchezza, come diceva l'onorevole Broccoli, e non come qualcosa che ci può creare paura. Perché anche nella comunità di San Marcellino non c'è mai stato nessun problema, bambini che vengono integrati, le comunità rom che seguono, i bambini che vanno a scuola. Nel momento in cui a scuola ne creiamo l'humus fertile, perché le nuove generazioni vengono su senza difficoltà a vivere con gli altri, soprattutto in un paese globalizzato, in un mondo globalizzato, insomma cominciamo ad avere forse qualche problema in meno, lì dove c'è convivenza pacifica. Io voglio fare il bastian contrario, perché altrimenti la mia funzione si esaurisce. E, tu hai perfettamente ragione. La prima cosa da fare con un bambino è insegnargli il rispetto per l'altro e per gli animali. Perché oggi assistiamo purtroppo, troppo spesso, ad atti di crudeltà di bambini e di giovani verso gli animali. E questo è sintomatico. Questo è sintomatico, oltre che allucinante e raccapricciante. Io dico questo, si parla tanto di educazione alla legalità, si parla di quello che tu stai dicendo e che io approvo in pieno, però quando si parla di educazione alla legalità, io sono tanti anni che mi dico la stessa cosa, io penso che sia assai difficile trovare la maniera giusta, il metodo giusto per insegnare ad un bambino che vive
in un contesto malavitoso ed è abituato a vedere la jeep dei carabinieri o l'auto o la gazzella dei carabinieri con stridore di freni fermarsi sotto casa sua, prelevare suo padre che delinque e lasciare sua madre in lacrime, sua nonna in lacrime, sua sorella che si strappa le vesti e i capelli, il bambino magari in età utile a recepire esclusivamente le emozioni, recepisce la madre che si dispera. Quella madre che poi la settimana dopo si fa la valigia per portare la roba in carcere a suo padre, dice dove io vado tu non puoi venire. Allora andare da questo bambino, che come gli indiani e i cowboy, io dico sempre, quando ero piccola qualche volta ero dalla parte degli indiani, allora far capire a questo bambino che ed è giusto che suo padre, che delinque, venga messo in carcere e che sua madre piange per affetto, ma il pianto di sua madre ha un risvolto isterico, perché non sarebbe neanche giusto, e vabbè, sua sorella piange per affetto. Come si fa a trovare il meccanismo giusto per dare il messaggio giusto? Io penso che la stessa cosa possa essere trasportata nel discorso della paura. Io cresco, vado a scuola, mi abituo all'altro, capisco che l'altro per me deve essere una ricchezza e lo è. Poi arriva un momento nella mia vita in cui sbatto contro la miseria. Come faccio di colpo a dire sì vabbè c'è la miseria ma lui non c'entra niente? Automaticamente quello che ho considerato un altro me stesso, quello col quale ho convissuto in pace fino a quel momento perché non c'era il bisogno è un assassino, è quello che ti induce a vedere le differenze, è quello che ti induce a dire io mi devo difendere, il mio paese deve difendere prima me e poi l'altro. Quindi voglio dire, non è, noi parliamo fino a dopodomani, però il problema è questo, o no? Assolutamente. Quindi non abbiamo fatto troppo in fretta a dire siamo tutti belli, buoni e bravi e non dobbiamo essere razzisti, siamo tutti belli, buoni e bravi, abbiamo il dovere di fare educazione alla legalità e soprattutto quei bambini hanno il dovere di starci a sentire. Sì. O no? Sono stata troppo cattiva? No, assolutamente no. Questa volta non ti, come dire, non, questa volta non ti sei stata cattiva. Però mi pongo un'altra domanda, cioè qual è la prospettiva, qual è il mondo che noi immaginiamo, qual è il futuro che noi immaginiamo? Che a noi piaccia o no, è un futuro diciamo di integrazione, bisogna capire se la costruiamo come un'integrazione forzata e fatta di divisioni, o un'integrazione, e questo va al di là anche del ragionamento culturale o filosofico, è un fatto banalmente pratico. Matematico. È pratico. Matematico, cioè è un fatto matematico. Allora, io credo che... Un fatto matematico che nella credo pratica... Credo che noi come Europa abbiamo una difficoltà in più, probabilmente, ma gli ospiti, i tuoi ospiti, i miei amici, se posso permettermelo, sicuramente lo sapranno dire e spiegare molto meglio di me. Ma l'Europa vive probabilmente una difficoltà in più per ragioni che sono storiche, culturali, diciamo. Io a questo punto però pongo anche un altro tema, e cioè la difficoltà nella difficoltà, cioè che cosa significa avere e lavorare sull'immigrazione, sui fenomeni che stiamo vivendo da noi, cioè nel sud del paese e in altre aree del paese. Cioè che significa avere gli immigrati da noi con quello che è praticamente quasi il doppio della disoccupazione del resto del paese. Se vedevo dei dati qualche giorno fa, cioè la disoccupazione prodottasi dal 2007 negli ultimi anni è quasi completamente recuperata nel centro-nord, da noi nel sud è continuata ad aumentare la disoccupazione. Allora, forse dobbiamo mettere insieme un po' di cose, un po' di temi per capire cosa si può fare per costruire qualcosa di, diciamo, di diverso, posto che io sono convinto, ma insomma, sbaglierò probabilmente, che il tema dell'immigrazione e dell'integrazione sarà un tema forzato per le nuove generazioni, perché è un fatto che non, diciamo, nessuno di noi può pensare di ostacolare, fermare o cambiare. Però ci dobbiamo mettere le altre cose insieme, perché altrimenti tutti quei fenomeni diciamo, degenerativi che purtroppo la nostra società, soprattutto in momenti di crisi come questo, vive, diventano ulteriormente amplificatori di un disagio, di una paura, quello che si definiva prima paura e quant'altro. Qual è la paura maggiore dell'uomo, di noi? È quella della morte. Certo.
Quindi tutte le paure scompaiono di fronte a questo assoluto. La paura della morte. Il nemico è colui il quale mette in discussione il portatore di... questa nostra condizione. Allora il problema non è l'arabo, il libico, è il problema della nostra capacità di vedere in colui il quale viene in modo clandestino, ma anche quello che viene in modo legittimo, mette in discussione le nostre abitudini, i nostri modelli culturali, le nostre relazioni, e quindi di fatto ci sottrae sicurezze che non sono soltanto quelle del furto o quello del brigantaggio, che pure c'è, che va in qualche modo visto diversamente da come avviene. Però vediamo i fatti, noi siamo a Caserta, siamo a mezzogiorno. Il nostro punto di vista, io pensavo che la questione riguardasse questa trasmissione anche sui rapporti del governo e della crisi del PD. Infatti, solo che il fatto che non ci arriviamo, infatti. Noi pensavamo di esserci la cavalla. Ma io non è che ne voglio... Questa trasmissione era fatta per quello. Voglio dire, poi ci siamo trovati a parlare. La mia, come dire, impreparazione, tra virgolette. Ci arriviamo subito. Noi siamo in un territorio che dal 1861... Il PIL del sud rispetto a quello del nord era l'80%, cioè era meno 20. Dopo 150 anni e rotti, il PIL del sud rispetto a quello del nord è quasi la metà. Il che significa che pure di fronte a tutti gli investimenti che abbiamo avuto, noi, e perché ci sono state le trasformazioni nel mezzogiorno, Caserta è stato un esempio di questa trasformazione, si è più che raddoppiato la differenza nord-sud, non solo. Ma per quanto gli investimenti che noi rivendichiamo per creare occupazione e lavoro sono tutte parole vuote di significato, non hanno nessun significato concreto. Gli investimenti che oggi si fanno per ridurre il lavoro umano e si fanno nelle strutture produttive, cioè si fanno al nord. Quindi quando noi parliamo di occupazione nel mezzogiorno e a Caserta in modo particolare, diciamo cose che non hanno un contenuto reale. Allora, in questo contesto, i 6 milioni legittimi di immigrati che ci stanno in Italia hanno consentito alcune cose. E bisogna essere onesti intellettualmente. Alcuni lavori che si fanno in mezzogiorno, ieri sono state arrestate 6 persone per il caporalato. Ora, la provincia di Caserta, alcuni settori, proprio come comparti produttivi, non esisterebbero senza manodopera immigrata, pagata sotto salario, senza nessuna tutela formale, senza nessuna tutela giuridica. Il che significa che noi possiamo vivere solo ai margini della legalità, cioè i pezzi di economia che ancora sussistono, l'edilizia, i servizi, i camerieri, benzinai, sopravvivono solo perché non c'è tutela. Non c'è salario, siamo ritornati, a parte il fatto che i contratti non vengono rispettati, ma per altre ragioni, noi siamo ritornati a una condizione di economia precapitalistica, è chiaro? Ora, di fronte a questo fatto, che ci possono essere delle vicende sgradevoli, ma è fuori discussione, chi è che può negare che la paura paralizza o impedisce di fare le cose di una vita ordinaria, ci mancherebbe altro. Ma non c'entra niente con quello che noi stavamo dicendo. Voi non vi siete scansati niente? No, meglio che lo sappiate. No, io ho preso spunto il fatto di questa audizione che è proprio l'onorevole Sgambato. Questo è un tema importantissimo che merita una trasmissione che duri 26 ore su questo tema. Però non possiamo ovviamente consentire all'assessore De Michele e all'onorevole Sgambato di rilassarsi troppo, perché sono stati qua invitati per fatti ben precisi. Allora, io non faccio neanche l'introduzione, onorevole Sgambato, però a me sembra che... Quanti anni sono che è nato il Partito Democratico, assessore? 10 anni. 10 anni. E io 10 anni fa facevo la stessa trasmissione politica che faccio adesso con un altro nome.
E mi ricordo che vi ho invitato tutti a ripetizione a parlare di questo Partito Democratico, invitai anche l'onorevole Broccoli, da solo, se si ricorda, solo lei ed io. E il Partito Democratico, mi ricordo che nacque, a me piaceva tantissimo come impostazione, però mi piaceva, siccome io non sono di sinistra, non è un mistero, mi piaceva anche tantissimo pensare che non si sarebbe mai realizzato, e quindi mentre voi vi affannavate a dire che era una cosa meravigliosa, io mi affannavo a dire che tanto sarebbe venuto il momento in cui da una parte e dall'altra l'individualismo e l'ipertrofia dell'io avrebbe avuto vinta su tutti gli ideali, e per cui il Partito Democratico, voi non sareste stati in grado di portarlo avanti nella sua idea, nella sua ideologia. A me sembra che le cose come stanno oggi siano proprio così, o non è così? No. Io penso che Franco poi lo dirà meglio di me, no, così. Non è così, mi sono sbagliata. Mi sono sbagliata. Il Partito Democratico... Siete tutti d'accordo, tutti uniti, no, tutti per bene, non è successo niente. Un partito non vive soltanto di egemonie o di unità. No, è dialettica partito, fisiologica quello che sta assolutamente, succedendo. Assolutamente. Noi domenica in assemblea abbiamo assistito, tu c'eri Franco, credo, ad una bellissima giornata, dolorosa quanto vogliamo, ma bellissima, dove abbiamo ascoltato da Veltroni a Marini, a Fassino, Orlando, Franceschini, insomma... Dove anch'io da casa si è dibattuto, ed è l'unico partito in cui ci si confronta in maniera così aperta, così trasparente e così anche drammaticamente viva, insomma, e la scissione o la fuoriuscita di alcuni soggetti che a me hanno provocato un enorme dolore, perché banalizzare, minimizzare, cioè beh, vogliono uscire, escano, non appartiene né alla mia formazione. Ma penso che a nessuno sia, cioè nessuno sia rimasto indifferente della fuoriuscita di qualcuno, però si apre un congresso con la candidatura di Orlando, è una candidatura seria, autorevole, vera, la candidatura di Renzi e anche la candidatura di Emiliano rendono veramente il congresso il luogo della discussione, il luogo del confronto. Quindi è un partito vivo, è un partito in cui si elaborano idee, in cui ci si confronta, è un partito dove una parte ha ritenuto di non trovarsi più a proprio agio, esce ma non porta via nulla dei principi e delle dinamiche del partito stesso. Va via un pezzo, il partito non è più il PD. Il PD col suo centrosinistra resta intatto, non portano via la valigia con i principi ispiratori dello stesso partito in cui tutti noi ci riconosciamo. Io sono sempre affascinata quando ascolto i politici che sono assolutamente in buona fede come Camilla Sgambato, credono esattamente all'idea che portano avanti in maniera egregia, e sono affascinata per come riescono a crederci davvero. Vediamo se sono affascinata pure dopo che hai parlato tu, Franco. Allora, io tutta questa armonia, tutta questa cosa naturale, no, sinceramente non la vedo. Non ho detto armonia, ma in un partito è il luogo, cioè, della armonia nella differenza. No, ma il fatto della dialettica interna, comunque. Parlavo di un momento doloroso, Camilla, di un strappo il fatto doloroso, della dialettica fisiologica interna, che a me mi piace questa cosa, perché era una cosa che diceva Riccardo Ventre quando era presidente della provincia, si azzannavano, si scannavano, si massacravano, e lui serafico prendeva la parola e diceva: non è successo niente, si tratta soltanto di naturale dialettica fisiologica. Ma certo che, lo diceva bene l'onorevole Sgambato, nel momento in cui c'è una parte anche significativa dal punto di vista delle personalità, poi sono interessate, che esce dal partito, è sempre un fatto traumatico, e rappresenta comunque un elemento che testimonia una grave difficoltà, su questo non c'è dubbio. Però è altrettanto vero, e lo diceva ancora una volta prima Camilla, che il Partito Democratico, mi si perdonerà, però forse si parla tanto di Partito Democratico, forse anche perché il Partito Democratico è l'unico partito, è l'unico soggetto, non me ne vogliono gli altri. Sì, con tutto non rispetto ho detto per che tutti, dall'altra parte ci sia qualcosa di buono, a chi, con un ordine informatico detta i processi, o a chi sul piano puramente, come dire, personale o personalistico lancia proclami, il nostro sarà un partito con tutte le
tutte le, come dire, le fisiologiche dialettiche interne o con gli scontri che pure insomma ci sono, però è un partito che si discute trasparentemente perché lo si fa diciamo, anche in diretta televisiva, e questo pure mi sembra diciamo, giusto riconoscerlo. Rispetto al merito della cosiddetta scissione, che è sempre no, un termine molto forte, e poi insomma, centrando sul momento anche un po' che mette in difficoltà, pensando a scissioni, mi riferisco all'onorevole Broccoli, di altro significato e altra diciamo, portata anche politica e culturale politica. È chiaro che c'è una parte, ripeto, significativa, cioè, basti pensare a Bersani, cioè, Bersani è uno che io ho votato qualche anno fa, non 20 anni fa. Lo stesso Bersani che è stato candidato poi diciamo, in funzione del suo essere segretario del partito e che tutti abbiamo sostenuto. È chiaro che sono momenti molto dolorosi. Credo che ci sia un errore gravissimo, perché molte delle cose o delle, come diciamo, delle ragioni che sono portate dai bersaniani, da quell'area che insomma critica nei confronti del segretario cioè di Matteo Renzi, sono dal mio punto di vista condivisibili, ma credo che sia stato e sia un grave errore indebolire la posizione andandosene da un'altra parte, che forse proprio le ragioni che loro portano... Se ne va sempre tosto. No, non è questo. Io dico, se uno fa una battaglia e dice il partito deve avere più forza nelle ragioni riformiste, deve essere un partito più di sinistra, la battaglia la fa dentro al partito, perché questo sia. Se uno dice voglio sostenere il governo Gentiloni fino alla fine del mandato, la fa dentro il partito, dentro la lotta al partito, perché il governo Gentiloni... Però c'è qualcuno che se ne sta andando a fare la sinistra italiana da un'altra parte. Ma, come dire, vedremo. Anche perché qua non si capisce quale sia il soggetto, se poi ci sia una confluenza o meno, però credo che sostanzialmente sarebbe stato giusto, ecco, io ad esempio sono tra quelli che dice il congresso del Partito Democratico il 9 aprile dal mio punto di vista non si può fare, perché non basta, perché è un tempo troppo breve per fare una discussione seria, per quello che mi riguarda, e poi cioè, ci sarà chi deciderà, sarà la commissione che deciderà, però voglio dire, allora, questi temi andavano discussi nel partito, che non è banalmente me ne vado perché la data non mi piace, me ne vado, non me ne vado e faccio la battaglia perché ci sia un tempo utile per fare un congresso vero in cui di questi temi si discuta seriamente. Però, come giustamente dici tu, la battaglia deve essere all'interno. Onorevole Broccoli, però questa battaglia all'interno, che c'è stata già da un po', non è che è nata l'altro ieri, questa battaglia all'interno andava a scontrarsi contro il muro costituito ed edificato giorno dopo giorno da una persona come Renzi, che tutto sommato ha sempre detto viva la democrazia, se non sei d'accordo con me quella è la porta, e poi parla del rispetto e dice che il PD non si è rispettato. Lui la prima cosa che ha rottamato è stato il rispetto, alla mia, perlomeno dal mio punto di vista. Ma io, come dire, su alcune questioni sono molto accademico, tra virgolette, cioè mi rifaccio sempre dei testi, mi rifaccio sempre un'esperienza che nella mia condizione, diciamo così, mi può consentire di capire alcune cose. La capacità suprema che viene, Hegel diceva, a un uomo è capire con la mente, con il cervello, il proprio tempo. Ora, la crisi del PD, di cui io sono stato elettore fedele in tutte le sue articolazioni, pur avendo provveduto, è prevista la Costituzione Caserta del PD, senza però mai esservi iscritto, è una crisi che non riguarda solo il PD. In Italia assume un significato più aspro, vista la tradizione delle componenti che hanno dato vita al Partito Democratico 10 anni fa. C'è una parte della sinistra DC e una parte del vecchio PC. Però la crisi riguarda un poco tutto il sistema politico occidentale. Questo denota un problema che gli americani stanno studiando prima degli altri. Cioè, noi abbiamo una contraddizione, per cui i problemi sono molto seri. La crisi del PD è un problema nazionale, non è un problema degli iscritti al PD. È mia, è sua, è di tutti, perché
come diceva Franco, è l'unica forma organizzata del fare politica in Italia era il PD, ma dagli ultimi fatti a me sembra che la cosa cominci a scricchiolare. Il PD non è mai stato un partito effettivamente tale. C'è stata la prevalenza di uno o dell'altra parte, poi alla fine non c'è stata mai A più B uguale a C. No, non ha dato 3, ha dato 2. E quindi ognuno ritorna poi nel proprio alveo per la sicurezza di cui parlavamo prima. Certo. Ritornando al tema che volevo, come dire, affrontare, anche se schematicamente. Noi abbiamo un sistema che è globale, cioè non esistono zone diverse l'uno dall'altro. Il sistema funziona per cercare profitti in America, in Cina, in Italia, in India. Non ci stanno aree in cui c'è una politica diversa da paese a paese. Qual è il problema? Che mentre la democrazia a livello istituzionale si legittima con alcuni diritti, che non stiamo qui adesso a valutare, libertà, autonomia, eccetera, il sistema produttivo non ha nessun interesse al sistema istituzionale in cui opera. Il capitalismo, o ci sta l'uno, o ci sta l'altro, non ha nessun interesse. Le tasse l'Apple non la paga in America, non la paga in Europa, non le paga in Cina. Quindi il problema è come si riesce a determinare una capacità della politica, e perciò la crisi della politica, a costruire i flussi finanziari, sociali, diciamo pedagogici anche, per fare in modo che il principio fondamentale costitutivo, ecco la crisi della sinistra, cioè l'eguaglianza, questo è il principio fondamentale che ha dato vita alla sinistra in Europa negli ultimi 3 secoli, abbia effettiva rilevanza politica. La produzione della ricchezza è un fatto sociale, cioè tutti noi produciamo ricchezza, il PIL è il risultato dell'attività di tutti, anche della mia pensione, della sua attività professionale e di quant'altro. La distribuzione della ricchezza è un problema politico. Noi ci troviamo di fronte al fatto che questo processo, invece di ridurre le distanze, le accresce. E questo è un problema politico. Non può essere Papa Francesco a dire che questo sistema produce danni inenarrabili. Per cui l'altro è il risultato di questo processo. In Iraq non ci sono andati gli iracheni a fare la guerra contro Saddam, sono stati gli Stati Uniti d'America, che hanno coinvolto tutto il mondo, è chiaro, dicendo che in lì si preparavano armi di distruzione di massa pronte ad essere impiegate contro gli Stati Uniti. Era un falso, però noi abbiamo continuato a sopravvivere a questo falso. Perché? Vabbè, questo è un altro discorso. Per tornare alla nostra vicenda, la crisi del PD è determinata dal fatto che un pezzo, non Bersani, perché Bersani credo che sia la persona più discreta, più liberal che ci possa essere. Se pezzi interi del PD se ne vanno, qualcosa non ha funzionato e dovrebbe preoccupare quelli che se ne vanno, ma anche quelli che restano. Assolutamente sì. Non c'è stato, questo io non riesco a capire, non c'è stata nessuna valutazione, onorevole Sgambato. Il PD ha puntato, e il suo responsabile primo, Renzi, sul referendum del 4 dicembre tutte le diciamo, sue risorse, fino al punto di banalizzare l'evento dicendo che lui ci metteva la faccia di fronte al fatto che si votava per approvare o per non approvare riforme di carattere costituzionale, cioè le regole in base alle quali una comunità si costituisce e regola al suo interno i conflitti. Questo non è avvenuto. Perché non è avvenuto? Cioè, perché il PD non ha discusso di questo fatto? Io non trovo nessuna sede in cui il PD abbia valutato gli effetti, non solo, ma per quanto, che cosa intende fare con il Congresso? Cioè, qual è la piattaforma in base alla quale il Congresso discute e decide come proseguire rispetto a questa sconfitta? Cioè, quali sono le cure, tra virgolette, che il PD pensa di poter definire e adottare? Perché questo rapporto, interi pezzi di società, l'antipolitica la crea la politica. Non è che Grillo nasce perché un Dio, come dire, molesto oppure iniquo ci ha mandato questa punizione. Non è la peste di Atene.
Come non è la festa di Atene il fatto che in Italia da 25 anni i partiti non hanno più nessun rilievo, cioè non sono i soggetti che determinano le decisioni. Il rapporto governo-partiti è ancora più complicato, ancora più complesso. Si vota per voti di fiducia. Cioè il Parlamento non ha nessuna rilevanza. Io non so quante discussioni l'onorevole Sgambate può fare se non nel quadro di quel voto di fiducia. Tutto in Italia è stato approvato col voto di fiducia. Radici antiche questa cosa del voto di fiducia. Tutte le norme. Il referendum proprio a questo mirava. Ma non è che sto dicendo che il voto di fiducia è una cosa sgradevole o illegittima. No, è sgradevole, no. È sgradevole. Ma no, lo so. Perché diciamo che è sgradevole, ma è ineluttabile, purtroppo. Non lo so perché è ineluttabile, perché è così. È la crisi della politica di cui parlavamo, la crisi del Parlamento a cui potevamo ovviare con un voto positivo al referendum. Questa era... perché con il sì al referendum avremmo dato centralità ad un Parlamento che purtroppo non ce l'ha. La crisi è allargata e io vorrei anche parlare della crisi del centrodestra. No, sì, sembrava un congresso, no, un pezzo di congresso del Partito Democratico. Ma io sono stata molto maligna, li ho messi io insieme. Bene, grazie. Intanto... sono presente. È grave il centro-destra, perché il centro-sinistra perché l'Italia ce l'ha, no, no. Il centro-destra non ce l'ha. Vabbè, con l'onorevole Broccoli. Tu sei addirittura privilegiato, perché guarda quanto materiale a disposizione per poter ribattere. Comunque, visto che doveva venire l'onorevole Petrenga, ma purtroppo è stata, non è che ho fatto questa cosa, l'onorevole doveva venire, ma purtroppo si è impegnato, allora facciamo finta che io sono di destra, facciamo finta che sono di destra. No, ma non ce n'è finta. Facciamo finta che io sono di destra. No, non ce n'è bisogno. Qual è il tema? Superiamo... È la crisi superiamo dei le questioni interne della al politica, Partito Democratico. Certo. Non... È la politica che non c'è, Giampiero, questo è il punto. Beh, la politica non c'è. C'è chi ha, poc'anzi, ha citato due dati degli ultimi mesi, no? Intanto il dato... l'esito del referendum costituzionale che ha probabilmente determinato l'implosione del Partito Democratico, ma poi ha determinato un orientamento più generale e poi la Consulta si è espressa sulla legge elettorale e secondo me ha perso un'occasione. Prima si parlava di assenza di rappresentatività del Parlamento o quantomeno delle difficoltà di riportare la politica nelle assemblee elettive, probabilmente perché le assemblee non sono più elettive, dal momento che da anni i cittadini non sono più in grado di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento. Ma sono sempre elettivi. Sì, sono elettivi, ma... Onorevole, lei vota, lei vota, però sono 10 anni che lei, come me, non può scegliere, scrivendo il nome del proprio rappresentante, chi vuole che la rappresenti o rappresenti il suo territorio in Parlamento. Questo non ce lo dobbiamo nascondere. Il non è il nostro. Onorevole, al di là delle responsabilità, io sto descrivendo un dato di fatto, voglio dire. Se facciamo politica tutti accettiamo determinate regole, altrimenti ci ritireremmo rifiutando regole che non condividiamo. Il tema però è questo: la gente non va più a votare perché c'è una oggettiva difficoltà a concepire e a comprendere quello che fa la politica, ma anche a sentirsi rappresentata. E secondo me il tema della rappresentanza è il tema oggi centrale sotto il profilo politico, più strettamente politico. Per quanto riguarda i campi centrodestra e centrosinistra, io ci credo sempre meno in riferimento al fatto che la legge elettorale che deciderà come si andrà a votare e formerà il prossimo Parlamento determinerà anche il destino delle attuali e future coalizioni. Per cui oggi parlare di centrodestra o di centrosinistra o di schema classico nuovo, secondo me, non è il modo corretto di analizzare sotto il profilo politico l'attualità. Per cui io dico la classe dirigente deve essere rappresentativa del territorio in cui vive, in cui amministra o che rappresenta, e questo è quello che noi da quest'altra parte del campo, dal momento che ragioniamo ancora secondo questi schemi, stiamo facendo.
ossia rinvigorire il messaggio sui territori e farlo attraverso un rinnovamento della classe dirigente. Questo, a mio avviso, è un elemento da cui è interessante ripartire e noi lo stiamo facendo. Io vorrei chiedere una cosa, adesso al di là delle battute della destra, della sinistra, eccetera, ma comunque c'è un dato di fatto molto importante che in questo momento il centrodestra ha un problema di leadership, un problema gravissimo di leadership. Ma a mio avviso non ha un problema di leadership. No. Perché? E intanto perché ciascun partito nel centrodestra ha il proprio leader, ciascun movimento ha il proprio leader. Forza Italia Berlusconi, la Lega Salvini, Fratelli d'Italia all'onorevole Meloni, ci sono delle leadership riconosciute nei rispettivi partiti del centrodestra e io sono dell'avviso che sarà la legge elettorale, saranno le regole del gioco a determinare quale sarà il modo di scendere in campo, del centrodestra come del centrosinistra, è fuori di dubbio. Lo dicevano gli amici. Quali sono queste leadership? A parte la Meloni, scusami. Francesca, te le ho elencate. No, lo dico perché sono seriamente preoccupata. Proprio perché non sono di sinistra. Fatemi preoccupare, vi prego. È fuor di dubbio che la leadership di Berlusconi in Forza Italia sia un dato. È fuor di dubbio che nella Lega Salvini sia il segretario e quindi il leader. Per cui il tema non è la leadership. Nessuno riesce ad essere leader del centrodestra, però. E perché ad oggi lo schema politico in campo non è uno schema che ci vede presenti come centrodestra e centrosinistra. Quando gli amici del Partito Democratico fanno riferimento ai congressi e alle primarie, loro hanno la testimonianza di come, ahimè, anche i congressi e anche le elezioni primarie a partire dai territori poi generino un risultato non sempre riconosciuto e riconoscibile. In quanti comuni in cui si sono scelti i candidati a sindaco con le elezioni primarie e poi quei candidati sono stati riconosciuti dalla base di quel partito o dall'elettorato di quella città. Non ultimo il caso di Maddaloni dimostra che questi non sono sistemi di democrazia che generano altrettanta democrazia e rappresentatività. Per cui il tema della leadership non può essere regolato con questi meccanismi. È l'unico momento in cui viene riconosciuta realmente una leadership e una rappresentanza è il momento del voto. Per cui io mi auguro che al momento del voto, alle elezioni politiche, la proporzione non sia di 3 rossi contro 1 blu. Insomma, banalmente. Io invece esprimo un'altra preoccupazione, che poi è sempre la stessa, e per me è una grandissima preoccupazione, che non serve a niente perché tanto le cose rimarranno come prima. Però io non posso fare a meno di esternarla. La preoccupazione è che, ancora una volta, noi comunque ci avviamo a passi molto più veloci di quello che saremmo portati a credere che siano, verso le elezioni politiche. Questa potrebbe essere una vigilia che da poco tempo, da poco respiro, ma potrebbe anche essere una vigilia di più ampio respiro. Dipende dagli umori di qualcuno che sta nella stanza dei bottoni, perché diciamocela tutta, c'è sempre qualcuno che sta nella stanza dei bottoni e se ne infischia delle mie preoccupazioni e delle analisi politiche che noi ci sforziamo di fare, anche con la presenza prestigiosa di persone come l'onorevole Broccoli. Io sono preoccupata che ancora una volta, sia nei 18 comuni che vanno al rinnovo del Consiglio Comunale, delle elezioni amministrative per quanto riguarda la provincia di Caserta, ma soprattutto sono ancora una volta preoccupata per le rappresentanze che saranno in un prossimo futuro a Roma a rappresentare il Sud, ammesso che ci sia qualcuno che poi rappresenti il Sud, a parte i presenti, parlo di un Sud più vasto, ebbene che ancora una volta noi corriamo il rischio di mandare a Roma, al Parlamento, al Senato, persone che risultano essere i figli, i zii, i nipoti, i parenti, i cugini, i compari, le comari, le amanti, eccetera, eccetera, o comunque persone privilegiate che, guarda caso, per ricompensa le mandano a fare il deputato, la deputata, il senatore e la senatrice. Anziché cominciare a crearci il problema che per andare a fare anche il consigliere comunale di Roccacannuccia, con tutto il rispetto, bisognerebbe fare un esame e vedere se sei in grado, se hai i numeri, le capacità. E allora, i partiti. Allora, c'è gente che ha esperienza, ci sono giovani virgulti che
sono bravi come Giampiero, ma non sono tutti bravi come Giampiero, va bene? E allora noi, ma chi ci mandiamo questa volta a Roma? È giovane, perché non sei giovane? Sì, perché tu non sei giovane. Voglio dire, tu sei bravo, ma non sei giovane. Diciamo voglio dire, anche no, bravo, no, non mi io voglio, io, tu voglio sapere, io sono violenta nella mia sincerità. Anche tu hai un padre illustre e qualcuno potrebbe dire, perché chi più illustre di tuo padre? Tu sai quanto gli voglio bene e come lo apprezzo. Hai avuto anche un fratello in consiglio comunale, al quale io sono legatissima, ma voglio dire, tu avresti potuto essere un imbecille. Non c'è dubbio. Perdonami, un imbecille, figlio di cotanto padre, è così. E magari, incidentalmente, tu fai l'assessore per i meriti tuoi, incidentalmente Giampiero fa il consigliere per i meriti tuoi, ma non è sempre così. E a me è quel non sempre così che mi preoccupa da morire. Da morire. Ma posso... Ho torto, una... onorevole. Eh sì. Il nostro padre, che io dice in Platone, in termini politici, diceva che gli incarichi pubblici per il governo della polis debbono essere dati a coloro i quali non hanno figli, non hanno famiglia. E quindi è educato. Vabbè. E la scuola non può essere affidata alle famiglie, è lo Stato che deve provvedere a creare coloro i quali poi saranno chiamati dalla storia delle vicende a governare la polis. Detto questo, è un problema, anche perché all'interno dei partiti la dialettica, il conflitto, non è l'elemento costitutivo delle relazioni su cui si fonda, diciamo così, la selezione. Il popolo sovrano, su perlomeno 30 anni, che va in una direzione, la politica va in un'altra direzione. Questo è il tema vero. E che lo stesso Renzi si trova a governare con un Parlamento a cui lui non ha contribuito in nessuna misura. Lei dice, non ha contribuito. È chiaro. Berlusconi ha fatto votare il Parlamento italiano per affermare che una certa fanciulla era nipote di un certo capo di Stato. E il Parlamento italiano, 314 voti, ha detto che era vero quello che diceva Berlusconi. Ora, come si può, diciamo così, determinare una gestione del bene pubblico, che peraltro non è previsto nello statuto di questa società? Sono perlomeno 40 anni che la società è stata sconfitta. Reagan e Thatcher dicevano che esistono gli uomini, gli individui, ma non la società. È la sinistra che ha pensato che ci fossero delle comunità da tutelare, il welfare. Però oggi non è più così, non esiste. Però poi ci sono dei fenomeni che dovrebbero farci pensare, parlo anche dal Partito Democratico, per carità, cioè che il tema vero poi è sempre lo stesso. Cioè, ma io vado a votare quello, no, il partito no, per carità, lui no, io dico, sì. Parlava di c'è stato un momento in cui io ho avuto paura che l'unico discorso politico interessante fosse quello di Crozza, scusatemi. No, ma voglio dire però, alla fine, diciamoci anche che negli ultimi, in particolare negli ultimi 20 anni, c'è una complessiva tendenza a individuare nella politica il male, diciamo, assoluto, il che sicuramente la politica aiuta a fare, perché ce lo dobbiamo riconoscere, però molto spesso serve anche per nascondere cose ben più significative che accadono in altri posti che non sono la politica. Sicuramente la politica si è data dei meccanismi che hanno poco a che fare poi con la rappresentanza degli interessi. Chiedo scusa, Franco. Sì. La politica è in crisi perché non riesce, c'è un problema democratico di fondo, non riesce a dare risposte che il popolo indica come domande. Io lo dicevo dicendo, non riesce più a rappresentare. Ma lei cammina con le gambe dei uomini, è una questione di uomini e donne. Non è che è colpa di uno o di un altro, non è un problema delle capacità soggettive, è il sistema, però delle regole che non riesce. Però mi chiedo se tutto il mondo, compresa, mi perdonerà Francesca, l'informazione individua nella politica, diciamo, la personalità, io credo che ci sarà sempre una politica debole, perché dovrebbe essere esattamente il contrario, cioè dovrebbero essere l'individuazione degli interessi e degli obiettivi a far maturare le personalità, quello che la vostra generazione ha vissuto e che ha prodotto i veri leader di questo paese, perché i veri leader di questo paese, che io devo ricordare, sono tutti prima, diciamo, del mondo. Riesce a capire, in America non ha capito nessuno, in Italia non ha capito nessuno, in Francia non ha capito nessuno. No, secondo me qualcuno che ha capito. In Inghilterra Cameron fa la Brexit pensando di vincere e perde. Cioè, voglio dire, non è che questi sono tutti uguali.
uomini incapaci o sprovvisti di qualità per comprendere il processo, è che il sistema politico non ha più governabilità. C'è un conflitto di fondo, per cui la scienza e la tecnica vanno nella direzione opposta a quella della politica, e tutti noi siamo convinti che questa sintesi tra scienza e tecnica possa risolvere i nostri problemi. Però per me, che non ho quel tipo di tradizione e cultura politica, diciamo così, no? Non posso non vedere che gli unici leader riconosciuti nel mondo occidentale di sinistra in realtà sono concisi con i maggiori esponenti delle politiche di destra in questo continente, basti pensare a Blair per fare un esempio. E non posso non pensare, anche nel nostro paese noi vediamo interpretare interessi oggettivi che si trasformano in voti, basta pensare a pezzi del 5 Stelle, che oggettivamente noi dovremmo interpretare e che non riusciamo a interpretare, forse perché siamo troppo impegnati a vedere se è più bella l'onorevole Sgambato o Di Franco. In questo caso è facile, ovviamente sarebbe facile, però voglio dire, più a individuare il leader piuttosto che a capire quali sono veramente le politiche che dovremmo interpretare in funzione di quello che le deve interpretare. Purtroppo è così, altrimenti non ci spiegheremo neanche Sanders negli Stati Uniti. Davvero, prego. Sì, no, io ritengo che non ci siano tante riflessioni da fare in chiusura. Il tema è che la politica deve ritrovare lo spirito necessario di interpretare non soltanto i bisogni ma anche il comune sentire. Non è semplice. In questi anni in cui si è detto che la partecipazione dei cittadini è diminuita, secondo me si è detta una grande eresia. La partecipazione è aumentata, ma non più attraverso i canali che noi abbiamo conosciuto, i partiti, e quindi non più canalizzata in canali riconoscibili, ma attraverso la comunicazione, il web, i social network. C'è una partecipazione attiva che non riconosce, ora ci vuole le leadership dei partiti tradizionali, e vuole esprimersi in maniera diretta. Lo ha fatto attraverso il Movimento 5 Stelle nel corso delle ultime elezioni. Io credo che d'ora in avanti, se i partiti si trasformeranno in qualcosa di diverso e saranno in grado di sintonizzarsi con questo elettorato, probabilmente quella fetta di elettori prevalentemente giovani non saranno più un'esclusiva di un Movimento 5 Stelle che dimostra alla prova dei fatti di essere incapace di amministrare, e io dico di governare, perché li abbiamo visti alla prova di Roma e si sono rivelati un vero disastro. Per cui, in tutte le città in cui hanno governato, esatto. Non solo... Facciamo fare le conclusioni all'onorevole Sgambato. La responsabilità, certamente, anche pensando ai figli ai quali dobbiamo lasciare sicuramente un posto migliore di quello che abbiamo trovato noi. La politica ha questa grandissima responsabilità, che è quella di doversi riappropriare del proprio ruolo, anche riappropriare dell'autorevolezza del proprio ruolo, senza cedere ai facili populismi, perché per correre dietro ai populismi abbiamo perso un po' di autorevolezza, e perdendo autorevolezza abbiamo perso anche quel contatto con la società, quel contatto con i cittadini, e che va assolutamente recuperato, scendendo, lasciando perdere le tastiere, ma scendendo tra la gente, scendendo soprattutto tra i bisogni della gente, lì dove c'è la crisi maggiore. Io durante il referendum ho avuto un momento di difficoltà enorme quando sono andata al mercato, e ho avuto veramente paura della mia incolumità. E ho capito che quello è il luogo in cui la politica, quelli sono i luoghi in cui bisogna veramente andare per recuperare un rapporto e per recuperare una credibilità. Credibilità che si recupera soltanto con la politica con la P maiuscola, perché poi gli esempi di cattiva politica ne abbiamo dati tanti, e quindi abbiamo perso anche in credibilità. Noi ce la mettiamo tutta, vediamo pure la riforma elettorale, perché la legge elettorale vediamo sembra... Vediamo cosa ci porta la riforma elettorale. Vediamo dove ci porta, se si farà, se la faremo, come la faremo. E in base alla legge elettorale vedremo poi la nuova classe dirigente che volto avrà. Perché è vero che molto deriva dalla politica, però molto dipende pure dalla gente che manda quella politica. Cioè, noi abbiamo ovviato alla mancanza di preferenze facendo le primarie. Ma la legge elettorale pensata da Renzi, chiedo scusa, è peggiore, infatti, non è che li migliora, è chiaro. Noi siamo arrivati al punto che la Corte Costituzionale deve dire sorteggiati chi sarà eletto.
No, oppure... vabbè, non sorteggiate chi sarà eletto, è che il primo, capo, il primo che verrà eletto dovrà decidere a sorteggio dove andare, ma non è chi sarà eletto a sorteggio. No, non ho detto chi sarà eletto a sorteggio, la conseguenza è che nel sorteggio che vedrà l'elezione. Io già, certo, capolisti scelti dal segretario di un partito sono una cosa mostruosa. È chiaro. E poi erano tutti eletti e scelti così. Noi abbiamo fatto le primarie, ma col Porcello, ma non c'erano proprio le preferenze. Io sono per le preferenze, per esempio. Anch'io. Io personalmente sono per il mio partito, mi diverto all'idea che la preferenza può essere, insomma, morire di cose negative, per cui insomma dice, vabbè, un partito che si rispetti, una classe di gente che si rispetti, può anche scegliere, perché se vuole mandare l'astronauta in Parlamento perché ritiene che possa dare il suo contributo. Ma io leggo uno di questo, il mio rappresentante, ma è più valoroso di così. Io sono perfettamente d'accordo sulle preferenze, però sto dicendo che c'è dall'altro lato una ratio di chi dice se il professore universitario può dare un contributo al dibattito politico, il professore universitario probabilmente non avrà quel consenso tale da poter essere eletto. Quindi ci vuole una parte, noi anche col Mattarello non avevamo una parte. Sì, dal 25%, il 75% delle collegi nominali a turno unico. Non è escluso che ci potremmo ritornarci, io mi auguro che potremmo ritornare. Quindi tutte le speranze, tutte le ipotesi sono aperte. Prego, una battuta di tema non ritorno, voglio semplicemente dire rispetto all'uso oggi di Giampiero, no, dei mezzi di comunicazione moderni, eccetera, che nella politica, così come in tante altre attività, secondo me alte dell'essere umano, mi rifaccio alle dichiarazioni di Umberto Eco. E mi fermo qua. La voce degli imbecilli. Ah, bravissima. Non ho capito. La voce agli imbecilli. Giampiero, una battuta finale? Vabbè, sul tema dà voce a tutti ed è anche giusto che, Facebook, ed è anche giusto che sia così, però sul tema legge elettorale dovremmo fare uno sforzo tutti ed alzare la voce rispetto a delle proposte che si ascoltano o della legge elettorale che è in essere e che l'auspicio che noi tutti dichiariamo poi non lo realizza nei fatti, per cui io credo che in questi mesi tutti noi possiamo dare un contributo affinché le preferenze siano lo strumento per scegliere i propri rappresentanti. E io ricordo, o meglio mi hanno raccontato, perché non ero né un elettore, forse ero troppo piccolo, in un'epoca lontana la Democrazia Cristiana era in grado di mandare esponenti autorevoli in Parlamento, perché un patto di classe dirigente che sceglie le migliori personalità ci può essere anche con le preferenze. Questo ce lo siamo dimenticati e allora ci adeguiamo ad un modello in cui le liste bloccate costringono gli elettori a non scegliere più. Vediamo, per esempio, però, che in quasi tutta Europa non ci sono le preferenze. Io voglio... E noi dall'Europa prendiamo il meglio, iniziamo a... Però in Europa sono fatte quei collegi a uno a doppio turno, che non c'entra niente con la... È un altro sistema, voglio dire. In Francia si fa il doppio turno a ballottaggio, in Inghilterra... pure in Italia si è votato una parte con il... cioè è il meccanismo, ma non c'entra niente il meccanismo. Il meccanismo non può sostituire la costruzione delle elite. È chiaro. Perché faccio un esempio banale, ma Buttuso veniva eletto a Lucere, che era uno dei più grandi, più forti collegi elettorali senatoriali del Partito Comunista. Questo è sempre avvenuto, che alcune personalità siano state collocate in un certo modo per evitare che incidenti di percorso per farle legge. A Sesto Aurunque dopo è stato eletto Bonifacio, che era l'ex presidente della Corte Costituzionale, Pica, che era il ministro del Tesoro. Cioè, voglio dire, questo è sempre avvenuto, ma non c'entra niente con quelle che Renzi aveva preparato con la legge elettorale, sono due cose completamente diverse. E quello non serve a selezionare la classe dirigente, onorevole Sgambato, quello serve a creare delle enclave su cui si fonda poi la direzione di un partito e di un governo. E quindi mi fa piacere notare che siamo in mare aperto, quindi tutto può succedere, navighiamo a vista, ci possiamo aspettare di tutto. E poi io voglio pronunciare in finale, tanto per rimanere in linea con le mie cattiverie, che c'è sempre una parola che noi nelle trasmissioni, quando diventiamo tutti molto carini, molto, molto calmi, molto poco polemici, e c'è una parola che evitiamo di pronunciare e che invece è veramente all'origine di tutti i mali e all'origine di tutti i problemi irrisolti,
E io non sono un'esterofila perché sono una nazionalista, però devo dire che questa parola mi rimane impressa, come mi rimane impresso un articolo del Financial Times l'anno scorso in cui si leggeva, e io mi sono sentita a caponare la pelle, si leggeva che l'Italia è un paese meraviglioso, che peccato che sia impestato di corruzione. Ed è così. La corruzione è quella parola, quella definizione che certe volte pare che abbiamo paura di pronunciare, ma è all'origine di tutto, di tutti i problemi irrisolti, anche del discorso degli extracomunitari. Se non ci fosse stata, se non ci fosse tanta corruzione, le cose secondo me andrebbero avanti un pochino meglio. Grazie a Franco De Michele, grazie onorevole Camilla Sgambato, grazie onorevole Paolo Broccoli, due volte grazie, e grazie all'onorevole Giampiero Zinzi. A voi buon proseguimento di serata, naturalmente siete tutti invitati a parlare di questo Mare Magnum che è il domani della politica. Grazie e buon proseguimento di serata.